Nel match della 21esima giornata, il Pineto vince per 2-0 contro il Vasto Girardi dopo un primo tempo a reti bianche. Nella ripresa, Forgione confeziona il pesante 1-0. Nel finale, Emili raddoppia per i Rivieraschi. Prossimo incontro, il big match sul terreno del Senigallia per i biancazzurri. Calcio d'inizio per gli ospiti. Dopo le prime battute e il Pineto a farsi pericoloso, Losicco prende la mira, Petriccione respinge. Una manciata di minuti dopo è Maio a bersi la difesa avversaria, ma calcia incredibilmente sul fondo. Sempre gli abruzzesi premono. Su corner c'è Cacci Uncina, Petriccione si distende e disinnesca. I molisani provano a rispondere con un calcio di punizione di Capitan Ruggeri. Dalla stessa mattonella vincente del preziosissimo vantaggio nel play-out della precedente stagione contro il Castelnuovo. Questa volta il pallone è deviato sul fondo. Nel finale su corner Losicco pesca Ceccacci a millimetri dal vantaggio il Pineto. Nella ripresa il primo squillo è Alto Molisano, Canale penetra in area, Hernandez non riesce a deviare sul ribaltamento di fronte, contropiede Maio a spallate contro tutta la difesa avversaria, Allegretti conclude ma Petriccione blocca, poco male per l'11 Rivierasco, ancora sul contropiede, cross perfetto di Foglia con Forgione che realizza la seconda marcatura col nuovo club dopo quella di Termoli, alla mezz'ora altra tegola in casa a Pineto, Lucarini già ammonito, lascia i suoi in 10 per questo fallo su Gargiulo. Nel finale contropiede perfetto del Pineto, Forgione cioccolatino per Emili che freddo davanti a Petriccione raddoppia. Il Vasto Girardi va in bambola, Traini stampa il pallone sulla parte inferiore della traversa. Non succede più nulla, il Pineto vince per 2-0 e attende il prossimo turno il big match sul terreno del Senigallia. Sì, assolutamente una giusta analisi, insomma rispetto alle altre partite oggi abbiamo creato sicuramente meno. Abbiamo insomma, sviluppato sempre il nostro gioco come il mister ha imposto alla squadra insomma, per la sua idea, però oggi ci è mancato sicuramente qualche tiro in più in porta e la differenza poi fondamentalmente è stata quella che loro insomma, hanno avuto le due occasioni, l'hanno messa dentro e noi non siamo riusciti anche in quelle poche situazioni per cui siamo arrivati davanti al portiere a fare gol. Ci dispiace perché insomma eravamo convinti di poter portare a casa qualche punto e niente, adesso ci rimbocchiamo le maniche e continuiamo. È chiaro che dovevamo essere incisivi sotto porta il primo tempo perché per quello creato meritavamo di passare in vantaggio. Poi sai, gli episodi indirizzano le gare in un verso o nell'altro. Fortunatamente ci abbiamo creduto, il secondo tempo con un'ottima azione abbiamo trovato il gol del vantaggio. Poi sinceramente, se andiamo a trovare il pelo nell'uovo, ecco, magari il nostro difensore doveva prestare attenzione in quella situazione di gioco, essendo ammonito in una zona lontana dall'area di rigore, e non doveva lasciare la squadra in 10, però la squadra si è combattata e, ripeto, come abbiamo fatto contro il Termoli, abbiamo concesso pochissimo, quindi questo è un segnale forte di solidità di squadra che lotta e vuole ottenere risultato, anche sacrificandosi tutti quanti, perché adesso ogni domenica, vi rendete conto, è una battaglia vera in campo, i punti sono pesantissimi, quindi bene che abbiamo trovato un'altra vittoria importante e abbiamo diciamo, portato 3 punti ancora alla nostra classifica. Però il discorso, sapete, è ancora lungo, adesso riposiamo questa giornata di domani, poi da martedì prepareremo la sfida di Senigallia, uno scontro diretto, è la squadra che ci insegue su un campo difficile, che i numeri sono... Non mentono mai, Senigallia in casa ha vinto 8 partite su 9 o su 10, quindi è la squadra che ha totalizzato più punti in casa, una squadra forte e importante e dobbiamo preparare al meglio questa gara.